Sant'Enditore di Pirà. No, aspetta, aspetta. Perché nelle hozze dei Rovaldi, chi mette il musetto davanti arriva primo. Chi arriva secondo ha il muso indietro. Muso davanti, corto muso. Arriva primo. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui con me su Distraction Atlas. Episodio odierno appunto molto complicato, come detto il Torino è andato a porte chiuse, ha una rosa fortissima e appunto di 335 milioni. Noi abbiamo messo la formazione all'ultimo secondo perché ero a lavorare e avevo 165 milioni qua nella list, nella a disposizione nei fondi. Come vedete, ho venduto di tutto nelle ultime ore quando ero occupato al lavoro e ho comprato prima della partita un sacco di giocatori. Questo ragazzo fortissimo, 19 anni, difensore centrale, Alderweireld fortissimo, 99, difensore centrale, e Jimenez 107. Oi oi oi, due rossi. Attenzione, penso che la partita sia in simulazione, quindi Jimenez ha preso due rossi. Oi oi oi. Ai ai ai, sì, li ha presi tutti. Insomma, ho giocato col 5-3-1-1, vedremo ora come va nella live, non l'ho ancora vista la partita. Fatto sta che vediamo subito come va insieme, ragazzi. Rimettiamo la partita, eccola qua. Eccola live, ragazzi. Loro sono andati a porte chiuse, probabilmente col ritiro. Io so che andavano, secondo me, con un 4-3-3-B, perché le ultime 4 le hanno giocate con un 4-3-3-B. Noi abbiamo messo i contrasti normali, con arbitro rosso. A quanto pare Jimenez è stato buttato fuori, l'abbiamo visto dalla schermata precedente. 1-0 alla fine della prima parte di partita. Vediamo quando è che se lo becca il rosso. Eccolo lì! Rosso di Jimenez, porca di quella miseria. La tua mamma. Lasciamo stare. 1-0. Vediamo se resistiamo. La portiamo a casa con un 1-0. Contro un avversario che non è andato in ritiro, attenzione, ha usato le porte chiuse, come vedete, ma non è andato in ritiro, quindi vediamo se ha giocato col 4-3-3-B. Attenzione, ha cambiato. Si è messo difensivo pensando che forse io sarei andato col 4-3-3-B, e invece non l'ho fatto. E non ho usato nemmeno il ritiro, volevo vedere un po' come sarebbe andata. L'arbitro, secondo me, severissimo. Con contrasti normali a buttarmi fuori Jimenez e a darmi due gialli. La tua mamma poco buona. Siamo su una striscia positiva, come vedete, 5 vittorie su 5 nelle ultime 5. Abbiamo battuto un ottimo Torino che comunque rimane lì in zona Champions e noi restiamo sempre sulla scia dell'Empoli che è imbattibile. Io prevedo che l'Empoli sarà la nostra concorrente per il titolo, se riusciremo a entrare nei primi 4. Vedremo. Intanto raggiungiamo quota 38 punti il più velocemente possibile e poi si penserà ai piazzamenti europei. Come vi ho detto, ho fatto tre acquisti all'ultimo secondo e vedete la mia rosa, a parte Jimenez, maledetto, lui, cazzo, subito due rossi, 2 giornate di squalifica. Peraltro, ragazzi, non so se avete notato, la figura dell'avvocato è la figura più inutile di questo videogioco. L'avvocato non può fare mai niente, non aiuta mai, è la persona più inutile di questo gioco, quindi non interpellatelo neanche perché non vi aiuterà mai. L'avvocato è veramente inutile. È come se non ci fosse. Comunque, secondo posto, primi come valore rosa, come dicevo, ragazzi, abbiamo fatto tre acquisti. Abbiamo preso Jimenez, che comunque ha segnato, quindi è stato importantissimo. Prima di essere stato buttato fuori, ha fatto il suo dovere. Poi abbiamo comprato al centrocampo nessuno. Ieri abbiamo comprato Vritz. Ieri. E in difesa, appunto, abbiamo preso questa stella mondiale di 19 anni che crescerà tantissimo e sarà utilissima se riusciremo ad andare nella Winners' Cup, ovvero le prime 4 alla fine del campionato, si qualificano per la competizione europea della Winners' Cup. Quindi sarà importante avere un giovane per reparto, sono molto quindi contento. E niente, ragazzi, e poi abbiamo venduto il secondo portiere che è appunto era Alisson, e adesso dovremo ricomprarci un secondo portiere visto che Sanchez è diventato il nostro titolare. E poi abbiamo preso Alderweireld prima della partita. Quindi, ragazzi, ottimissime news. Il 5-3-1-1 è un modulo che spacca tutto contro appunto diversi moduli. Se settato bene, soprattutto il 4-3-3-B, ma evidentemente vinciamo anche contro moduli di contropiede. Questi sono i settaggi, mi raccomando.
E niente ragazzi, ci vediamo domani con un episodio di nuovo molto complicato contro il Sassuolo. Non si deve abbassare la guardia contro nessuno, chiaramente il Sassuolo non è in un buon momento. Ci vediamo domani col prossimo episodio e ciao!